Buongiorno e ben ritrovati, siamo di nuovo a Brescia. Ormai avendo mia sorella qua in zona devo diventare anch'io di casa perché non si può altrimenti. Poi Brescia è così carina che è sempre bello tornare qui. Oggi siamo in giro ancora con mia sorella e mia mamma per negozi, stiamo facendo un po' di shopping. Dobbiamo andare a trovare il mio regalo di compleanno, ma non stiamo riuscendo a trovare un posto dove cercarlo. Siamo arrivati in orario di pranzo perché mia sorella ha finito di lavorare all'una e siamo andate a mangiare insieme da Nolli. L'abbiamo trovato per caso, in realtà non avevamo cercato prima il posto in cui mangiare, ma si è rivelato veramente un posto stupendo, bellissimo. Cibo buonissimo e piatti super abbondanti, veramente tutto wow, ma soprattutto il posto era bellissimo. Abbiamo preso io e mia sorella l'insalata greca e poi insieme all'insalata servivano anche la pita. Io ovviamente, non potendola mangiare, ho chiesto se avevano qualche cosa senza glutine. Mi hanno preparato tipo la base pizza, che era una sorta di focaccia senza glutine. Era tutto buonissimo ed era proprio quello che volevo. E mia mamma invece ha preso la tagliata e l'ha portata al forno. Questo è stato il pranzo. Adesso stiamo appunto girando per negozi e stiamo facendo un po' di shopping. Tra l'altro, spoiler, ho fatto shopping anche ieri. Siamo state in giro in Duomo a Milano. Ho comprato un po' di cosine, veramente wow, e non vedo l'ora di farvele vedere. Quindi oggi siamo qua e stasera cena insieme a tutti quanti, insieme alla grande famiglia qui, e domani quando torno a casa vi devo assolutamente far vedere quello che ho comprato perché sono super contenta, super fiera dei miei acquisti. Abbiamo finito il nostro giro, volevo darvi l'occasione di ammirare delle facce distrutte. Wow, fa caldissimo e abbiamo camminato un sacco. Adesso si torna verso le montagne. Stasera abbiamo l'ultima cena prima di separarci e tornare tutti alle nostre routine. Facciamo un salto temporale di un paio di giorni per trovarci comunque in provincia di Brescia. Stavolta però da un'altra parte, dalle montagne ci siamo spostati verso la bassa bresciana, zona Parco Oglio Nord. Sono qui con Claudio, che è un mio amico e compagno di corso di recitazione e persona con la quale condividiamo tantissimi discorsi filosofici, e questo va insieme all'attività che stiamo andando a fare. Siamo appunto sull'Oglio e andiamo a fare una passeggiata filosofica che entra nel filone di incontri dei filosofi lungo l'Oglio, che è una fondazione che crea appunto questi eventi d'estate. Ogni 2 o 3 giorni si incontrano filosofi in contesti come questi, anche diversi dal solito, come la proposta di oggi. Ci sarà questa passeggiata nel bosco del Parco Oglio Nord, appunto, con filosofi, poesie, gente e finalmente lontano dalla tecnologia. Qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno. C'è un po' di gente, non tantissima, siamo forse una trentina, meglio così, pochi ma quelli giusti. Tra l'altro oggi facevo un pensiero su questa iniziativa qua, perché pensavo a cosa dirvi di questo, cioè di questo filone di eventi, e ho pensato che è un modo per avvicinare le persone alla filosofia,
ma in questo caso si ribalta la situazione perché è la filosofia che si avvicina alle persone, perché sono filosofi di del calibro tipo di Galimberti, che arrivano qua in provincia per avvicinarsi alle persone. Massimo Recalcati, esatto. Maria Rita Parsi, sono tutti nomi importanti. Stiamo andando a sentire le poesie di Franco Arminio, giusto? Esatto. È una bella iniziativa questa, perché c'è anche una guida del posto, nel Parco Oglio Nord, che ci farà vedere anche la fauna e la flora del posto, quindi non è solo filosofia, la filosofia racchiude un po' tutto questo, però la grandezza di questi incontri, se posso permettermi. Certo, andiamo all'ombra. La grandezza, dicevo, è appunto nel fatto che non è tanto il rapporto che si crea con la sua filosofia, che è ovviamente oggettivamente fantastico e bellissimo e quindi che avvicina le persone alla vita. La grandezza è il fatto che in un paese di provincia, come dicevi te, scendano in piazza 2.000-2.500 persone a ascoltare un'altra persona che parla. Questa è la grandezza in questo piccolo dettaglio, in questa piccola periferia, in questo grandissimo mondo, ma è un dettaglio che cambia profondamente il mondo. È bello questo, ed è bello anche che tutte queste persone, perché questi eventi stanno andando avanti da 2 mesi, quindi sì, è bello che tutte queste persone di questa importanza qua, di questo calibro qua, vengono, comunque si spostano loro per raggiungere 2-3 mila persone, che sono tantissime, ma sono pochissime, perché sì, loro potrebbero fare un incontro in un grande contesto, teatro, sì, esatto, certo, far arrivare moltissime più persone. Con qualche fiera particolare, invece no, vanno in piazza dalle persone. Esatto, questo, questa è la parte che mi affascina più di tutte. E il fatto anche che vada avanti da 30 anni. Wow, veramente? Eh sì, è il trentesimo. Tutti gli anni, tutti tranne gli anni, qualche anno quando c'era il Covid. Sì, però devo dire che la tenacia dell'organizzatrice, della filosofa che è a capo di questa organizzazione qua, è spettacolare. Ma c'è anche la sede qua? Sì. Perché qua ho vicino, visto arrivando che c'era, esatto, il cartello. Qua vicino c'è un podere enorme che è di fatto una mega cascina, mega casa ristrutturata di proprietà appunto di Francesca Nodari, che è la persona che stavo citando prima, che l'ha rimessa a posto anche con dei fondi europei, come c'è scritto poi quando visiti il parco, e di fatto entri in un parco enorme all'interno di questo cascinale enorme, tutto adibito in realtà alla filosofia, dove c'è proprio la sede dei filosofi lungo l'Oglio, e qui ci sono eventi e un contesto che ti permettono di entrare veramente in un posto che ti disloca e ti porta in altri luoghi. Bello. Peccato per voi che vedrete questo video e quindi scoprirete di questa iniziativa solo a eventi chiusi, perché l'ultimo si terrà mercoledì 24 luglio, sì, per cui sarà già finito tutto quanto, però ricordatevi di questa iniziativa l'anno prossimo. Grazie per il tuo contributo, Claudio, molto prego, apprezzato. Grazie a te. Andiamo avanti e vediamo dove ci portano oggi, cosa scopriamo da queste parti. Tra l'altro qua è tutto bellissimo, perché per chi mi segue da un po' saprete che io adoro i campi, adoro la campagna, per cui per me trovarmi qui è una cosa bellissima, è proprio il paradiso per me. Senza mai toccare terra, attenzione. Voi non vedrete, non potete mai vedere un rondone appoggiarsi sul filo, come fanno le rondini e altre specie. Lui è sempre in volo. Al massimo si può attaccare a qualche gronda, qualche buco, qualche fessura sulle pareti, però lui non lo vedrete mai in terra, perché se un rondone va per terra non riesce più a volare. La passeggiata è partita con una intro sul mondo degli uccelli da parte di un ornitologo, tra l'altro bravissimo, ha raccontato tante di quelle cose che non sapevo. Penso di dover fare le elementari o andare a rifare tipo l'asilo per recuperare tutto quello che mi manca, che tra l'altro sono tutte cose super affascinanti. L'ornitologo che ci ha introdotto alla passeggiata si chiama Mario Caffi ed è un signore del posto. Si dice che ha molti allevamenti, ma secondo me ci sta nascondendo il fatto che dentro sé c'è quel bambino
che lo tiene ancora attivo per fare questo tipo di attività, perché lui vuole scoprire qual è il vero legame tra gli uccelli e i dinosauri, perché l'ha ripetuto più volte, quindi questo lo trovo molto interessante. È già filosofico anche nell'arte della, anche nella scienza, scusate, dell'ornitologia, ecco. E lui quindi secondo me è concentrato molto su questa ricerca, ma a livello internazionale, perché fa delle ricerche, ha detto anche che i suoi colleghi studiano, vanno in Africa a studiare questi animali che lui tiene monitorati, inanellandoli, ecco, come ha detto lui, mettendo questi GPS a quanto pare. Ti è piaciuto te, Veronica, ad esempio? Facciamo un'intervista a Veronica. Ti è piaciuto quando ha detto, ad esempio, che c'è questo uccello che lui ha tenuto monitorato e che è arrivato in Russia? Dove è arrivato? Dove è arrivato? Ha detto? A Mosca. 2000 km sopra, sì. Mosca. Incredibile. Piacerebbe fare un viaggio così? Perché no? E poi tornare ogni anno. Bene. Da qui è tutto e Mario sta riprendendo il suo racconto. Pulli o pulcini? Nessuno. Allora spieghiamo bene. Attenzione, i pulli sono quegli uccelli che stanno nel nido e vengono alimentati dai genitori, ok? Per un tot di giorni. Ogni specie ha il suo tempo. I pulcini sono detti anche uccelli nidifughi. Cosa vuol dire questo? Che uccelli che nascono dal nido e se ne vanno e mangiano da soli. Faccio un esempio, la gallina, il fagiano, la gallinella, loro vanno via dal nido, beccano da soli e la gallina gli insegna come beccare, e basta. Però non vengono imbeccati, sono i pulli che sono imbeccati, ok? I cuccioli invece è un'altra roba, i cuccioli no. Cucci scavo del cane. Pronto. Allora ci siamo fermati in questa piccola palude. È appena passato Martin Pescatore, c'è qualcosa di bianco, sicuramente una garzetta bianca. E poi se guardate bene al centro, in mezzo ai rami, ci sono due marangoni minori che stanno asciugando le ali, vedete? Aprono le ali e si stanno asciugando. Angorminio è nato e vive a Bisacce, in Irpinia, si autodefinisce paesologo e così racconta attraverso poesie di rara bellezza i piccoli paesi d'Italia, animatore di battaglie civili, collabora con diverse testate locali e nazionali, da anni viaggia e scrive in cerca di meraviglie in difesa dei piccoli paesi, è ispiratore e punto di riferimento di molte azioni contro lo spopolamento dell'Italia interna. È stato convocato da Papa Francesco in occasione del 50° anniversario dell'inaugurazione della collezione d'arte moderna e contemporanea dei Musei Vaticani, in rappresentanza del linguaggio culturale della poesia. Buon pomeriggio, grazie per essere qui e grazie ovviamente per l'invito. Mi collego alla poesia che è stata letta, ne leggo un'altra che ha un po' a che fare col paese, almeno all'inizio. Dice così, sono dei piccoli consigli. Prendi un angolo del tuo paese e fallo sacro. Vai a fargli visita prima di partire e quando torni. Stai molto di più all'aria aperta. Ascolta un anziano, lascia che parli della sua vita. Leggi poesie ad alta voce. Esprimi ammirazione per qualcuno. Esci all'alba ogni tanto. Passa un po' di tempo vicino a un animale. Prova a sentire il mondo con gli occhi di una mosca, con le zampe di un cane. Facciamone un'altra, però adesso parte uno di voi. La bravura è indovinare una canzone che tutti conoscono. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge, sono solo qua sto in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro e lungo per me.
Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno, vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Come somiglio, coi dubbi di stanotte, alla mia infanzia. Uscirò veramente un giorno dalla mia strada. Non sarà come sto facendo adesso. Sarà un treno che prende la via del cielo. Vedrò mio padre e mia madre dal finestrino. Devo farvi vedere i miei occhi pieni di bellezza e lavati dalle lacrime, perché è stata un'esperienza unica. È stato veramente... è indescrivibile, è come diceva il poeta Franco Armigno, quell'esperienza che abbiamo vissuto qui è pari all'esperienza di quella che vivevano le persone ai tempi di Socrate, quando si mettevano tutti intorno a parlare della vita, dell'amore, della morte, delle disgrazie. E torno a casa con un cuore più grande, più aperto è come se le sue parole avessero proprio accarezzato il mio cuore. Mi ha fatto commuovere tantissimo. Oh, tra l'altro una delle cose che fa spesso è quella di far leggere, quando il pubblico si presta, una sua poesia in un'altra lingua, e ovviamente ha chiesto a tutti noi di dove fossimo, e essendo io moldava ha insistito per farmi leggere in moldavo, rumeno, una sua poesia, e mi ha toccato moltissimo, perché a parte che una parola, dolcezza, ancora non riesco a trovarla. Ultima cosa, ovviamente non potevo andare via senza un libro. Questo è il luogo dove è successa la magia, non è più rimasto niente, c'è mai stato. E mi porto a casa però questo libro, che io spesso, anzi sempre, scelgo i libri dalle copertine, e questo l'ho preso in mano perché la copertina mi parla. Sono campi, boh, mi sembrano colli toscani questi. Io adoro la Toscana. E poi non me ne ero resa conto che in realtà era il libro dove c'era la poesia che ho letto. Ecco, ora relax. Eccoci di nuovo a casa. Tra giugno e luglio sono stata parecchio nomade, non so neanche quanti giorni sono stata veramente a casa, e oggi sono di nuovo qui davanti a voi e vogliamo spacchettare insieme lo shopping come promesso. Prima di tutto però un po' di attenzione per questo outfit, che è questo vestitino super estivo, super stile mare, tipo copricostume, e lo sto indossando perché ho detto voglio indossare qualche cosa di diverso e qualche cosa che ancora non è uscito dall'armadio quest'estate, e siccome questo rischia di rimanere lì quest'anno, allora ho detto va bene, indossiamolo. E tra l'altro mi sto trovando davvero bene e mi sa che lo farò più spesso, perché ti lascia veramente lo spazio di movimento ma allo stesso tempo rimani fresca. Comunque, tornando allo shopping, ho comprato un po' di cosine quest'anno. Ho seguito dei consigli che ho sentito su internet, e cioè quelli di comprare qualche cosa di particolare, non qualche cosa di evergreen, perché le cose evergreen in realtà difficilmente vanno in saldo, quelle di qualità. E quindi mi sono concentrata sul trovare qualche cosa di particolare, e così ho fatto. Da cosa parto? Non lo so, partiamo da Intimissimi, perché sento che l'acquisto che ho fatto è un classico che faccio nei saldi quando vado a fare shopping, appunto. Perché io aspetto i saldi solo per andare a trovare
i pigiamini in seta e questa volta ne ho preso uno nero. Insolito per me, però mi sono detta che la lingerie nera ha il suo fascino. E quindi ho preso questi pantaloncini. Purtroppo il top non c'era e quindi penso che ne prenderò uno in cotone, molto sexy, molto crop top per la notte, per metterlo insieme a questi pantaloncini e sarà perfetto. Adesso sento di avere una collezione perché ho praticamente quello azzurro, quello rosa mauve, quello beige e più si aggiunge quello nero. Poi cosa ho comprato? Sono stata da Mango. Mango mi dà sempre grosse soddisfazioni. Aspettate, prima di Mango andiamo per, invece mi smentisco subito, un evergreen, ma è un evergreen da consumo, da battaglia. Questo l'ho preso da Zara in realtà, è un maglioncino super leggero in cotone e questi io li indosso in inverno sotto i maglioni come strato in più per tenere la pancia al caldo e per evitare di macchiare i maglioni di deodorante e di lavarli troppo spesso, perché in questo modo lavi la parte sotto. Siccome quelli che avevo già da due inverni li ho buttati tutti perché erano super consumati indossandoli tutti i giorni, e allora dovevo un attimo fare un refill e ne devo comprare degli altri, però con un po' di pazienza li troverò. Allora, tornando a Mango, ho trovato due cosine veramente deliziose. Allora, ho preso un paio di pantaloncini, questi sono i pantaloncini paper bag e sono quelli a vita alta e la parte qua sotto un po' larghina. Li trovo davvero deliziosi, come detto, ma anche eleganti per l'estate, perché a me quei pantaloncini che comprimono dentro ormai non piacciono più e quindi vado per una cosa un po' più a metà tra il veramente serio e una cosa un pochino più sbarazzina, perché in estate ci sta comunque. Poi ho trovato questa camicia l'ho vista e mi sono innamorata. È una camicia in cotone, se non ricordo male, vediamo subito. Ah no, 55% lino e 45% viscosa. Questa è una camicia bellissima, lo vedete qua anche accanto, indossata, e purtroppo non c'era nella mia taglia, quindi ho preso una taglia in più, ma poco male perché so già che si può adattare, si può sistemare qua sulla spalla, la si tira un po' su, si fa questa arricciatura, increspatura e poi non si nota nemmeno e diventa perfetto, non si devono neanche accorciare le maniche, che invece così sarebbero un po' troppo lunghe, la spalla sarebbe troppo giù. E con una sola mossa si sistema. E questa la indosserò in ufficio e non solo. Però siccome devo tornare per un mesetto in ufficio e ho ragionato sul fatto che non ho vestiti da indossare in ufficio ormai, non so, tra l'estate e l'autunno, quindi nel periodo un po' caldo non ho vestiti per l'ufficio, e l'idea di comprare dei vestiti veramente che vanno solo bene per l'ufficio non mi piace per niente, proprio non voglio farlo perché poi non indosserò, lo so, e quindi voglio trovare delle cosine un po' più a metà che possono prestarsi sia per l'ufficio che per la mia vita in generale. E sempre per questa ragione ho comprato un'altra cosina da Sisley, e qua in realtà non è che sono andata con l'obiettivo di trovare qualche cosa per un'occasione specifica, ma sono entrata giusto perché mi sembrava un negozio da far vedere a mia madre e invece ho trovato una cosa bellissima per me. Ho preso questo completo in lino di una qualità wow ed è spettacolare. Sono un completo formato da pantaloni e top. Ma è talmente bello che mi stanno venendo i brividi, non lo so perché. È stupendo, poi il colore mi fa impazzire. Poi sono stata lì un po' a pensare se prenderlo, c'era tipo beige, colore naturale del lino, e questo, e alla fine ho scelto questo e sono super felice della scelta perché
come diceva anche mia madre quando lo stavo valutando, questo colore qua lo rende un po' più expensive, un po' più costoso rispetto al lino naturale, che invece lo rende un po' più rilassato, un po' più cheap. Non so, anche così visto su di me mi spegneva un po', invece questo colore qua sento che accende i miei colori naturali. E tra l'altro non è che è una cosa cheap, questi inizialmente costavano 80 euro e io li ho pagati 56, però sono dei pantaloni veramente wow e li avrò per un sacco di tempo. E questo top qua, che lui costava 60 euro e io l'ho pagato 36, e essendo senza maniche difficilmente si rovinerà, perché io poi le cose delicate le tratto con molta cura, e se non c'è il problema dell'ascella che prende tutto quel deodorante che poi le rovina, durerà per veramente tantissimo tempo. E sono super contenta di questo acquisto, merita veramente tutti i soldini. Infine ho preso un portafoglio, ho trovato questo portafoglio qua sempre in saldo, costava 25 euro, quindi a metà prezzo, ed è in pelle mini, ma ha sia il taschino per i soldi in carta, per le carte, per la moneta, quindi veramente formato mini, ma che ha tutto quello che serve. Infatti, perché io in questo momento sto usando questo, ma avendo un solo scomparto mi ritrovo a tenere sempre insieme soldi e documenti, invece questo magari mi permette di separare un po' le cose, perché poi qua ho anche la moneta, quindi è un po' scomodo, per cui mi serviva un portafoglio veramente mini, perché io porto le borsine piccole, ma anche se ce l'avessi grande preferisco il portafoglio piccolo, e però che avesse più tasche rispetto a questo. E sono super contenta anche di questo acquisto. Adesso ho una missione, quindi devo fare un altro acquisto, però sento che lo faremo in un altro video. Praticamente insieme a mia madre stavamo cercando il mio regalo di compleanno, che dovrebbero essere degli orecchini, quindi qualcosa che mi rimanga per tanto tempo, ma non siamo riusciti a trovarlo, e quindi mi sa proprio che andremo a cercarli insieme un giorno, che non è oggi. Per cui io chiudo questo video, vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco, noi ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!